qui la poesia è vissuto sempre di casa, perché mancando quella effettivamente mancherebbe tutto. L'arte ambientale ha incontrato la poesia a Villa Celle. Il grande parco alle porte di Pistoia, ideato da Giuliano Gori, è stato cornice per il primo premio biennale di poesia, Celle Arte e Natura. A ricevere il riconoscimento la poetessa romana Antonella Nedda, giudicata come una delle principali esponenti della letteratura del nostro paese, che spesso si è cimentata anche in lavori sperimentali innovativi con artisti visivi e musicisti. A tutti quei requisiti che ho sempre sperato di trovare in un poeta o in una poetessa. Lei ha tutte queste veramente straordinarie. È una donna veramente eccezionale. Un premio che ci onora a noi veramente a dare questa cosa a una persona di questo tipo. Sono veramente felice di questo. Sono molto felice di questo premio. Sono molto felice di ricevere un albero in premio. Il premio, organizzato e conferito dalla collezione Gori, assegnato al teatro all'aperto creato dallo statunitense Beverly Pepper, prende spunto dall'opera d'arte ambientale La Sera dei Poeti di Sandro Veronesi ed Andrea Amati. Poesia della Nedda è al tempo stesso una poesia molto elegante, molto raffinata, ma è anche una poesia molto forte, molto diretta, carnale, naturale, una poesia che colpisce, che arriva molto direttamente.